E niente, allora siamo anche qui oggi, per quanto è giornata di supplementare i rigori, ragazzi. Vediamoci questi rigori, ce li gustiamo. Bella partita, non spettacolare sul piano del gioco, ma sulle emozioni, quello sicuro. Argentina che era in vantaggio 2-0, si è fatta fare, ha subito il 2-1. Poi, secondo me, errori di valutazione, calo di concentrazione e tutto, ha fatto sì che l'Olanda, che ci ha creduto, ha raggiunto il pareggio. Supplementari, leggermente meglio l'Argentina, perché di conto proprio di per sé è superiore all'Olanda come tecnica e come qualità collettiva, ma l'Olanda ha messo in campo altre doti, ovvero quelle caratteriali. Ci hanno creduto e niente, noi ci gustiamo questi rigori. Oggi è giornata mondiale dei rigori, la giornata mondiale dei calci. Allora, si appresta a battere tirerà subito l'Olanda con il capitano Van Dijk. Oggi sagra dei calci di rigore e in Qatar. Van Dijk contro il portiere argentino, vediamo, va alla battuta. Vediamo che succede, vediamo. Van Dijk parato. Parato. Inizia subito male l'Olanda. Questo è il colpaccio. D'inizio così è un colpaccio. Attenzione, si appresta a battere il calcio di rigore Leo Messi dal Rosario Centrale, la culla del calcio, secondo Adani. Attenzione, batte contro Noppert. Contro Noppert, va Messi e lo spiazza. E dopo l'errore, doppio errore olandese, ha segnato Messi. Ora altro calcio di rigore per l'albiceleste. Noppert tra i pali, vediamo che succede, tira. Rete! Qui è ipoteca, qui è una seria ipoteca. Questa è una seria ipoteca per... Olanda la battuta, Overengrost, se sbaglia, no, tiene in vita ancora Koopmeiners, tiene ancora in vita Joran, che se l'Olanda dovesse sbagliarlo consegnerà la semifinale all'albiceleste. Vediamo, attenzione, e lo fa invece, ancora tiene in vita Joran. Battuta Fernandez, se lo segna, lo realizza, Argentina in semifinale. Attenzione contro Noppert, attenzione, vediamo un po'. Fernandez tira, sbaglia, clamoroso, ancora tiene in vita gli Orange, clamoroso. Se segna possono ancora sperare, se lo sbaglia e invece lo fa, ancora c'è speranza. Finché c'è Orange c'è speranza. Lautaro Martinez alla battuta. Rigore decisivo. Sui piedi passano la semifinale. Attenzione, lo fa. Argentina in semifinale. In semifinale. È andata. È finita. Grande partita, ricca di emozioni. Conclusa anche questa sera con i calci di rigore in Olanda, che ci ha creduto. Con i propri limiti ci ha creduto, è riuscita perlomeno a portare l'albiceleste ai rigori e per poco non riusciva a passare il turno. Ora c'è un inizio di rissa tra giocatori, che è da un po' che si punzecchiano in campo, ma non è stata una bella partita, una partita non spettacolare, molto tattica, decisa da episodi per poi arrivare a rigori e favorire la biceleste. Sono stati più competitivi i calci di rigore. Ebbene, è andata così. Argentina in semifinale. Il Nanetto e Adani continuano la loro marcia trionfale. Ciao!